Ciao ragazzi, bentornati. E oggi parliamo di qualcosa di diverso, che riguarda il video, ma la post-produzione in particolare. Parliamo di Adobe Rush. Intro. Ben ritrovati, bentornati, benvenuti se è la prima volta che capitate da queste parti. Oggi è un video un po' diverso dal solito, parliamo di Rush. Rush cos'è? È un software che Adobe ha rilasciato ormai circa un mese fa che serve a montare video. E voi mi direte, sì, ma non c'era già Premiere? Certo che c'era Premiere. E per cosa si differenzia Rush da Premiere? Per un sacco di cose. Ma invece... Innanzitutto Premiere è un software molto più semplice di Premiere che permette però di fare molto. Permette di montare video sul PC, sul portatile o anche sul tablet, sull'iPad in particolare, per adesso è disponibile solo su iOS, e permette di farlo in maniera molto semplice, intuitiva, fluida e funzionale. Mi ha davvero colpito. L'approccio che ho avuto con Rush è stato un esperimento più che un lavoro vero e proprio. Con molta diffidenza, devo dire, l'ho approcciato. Ho provato diversi software a questo scopo, ma non mi hanno mai convinto, a parte LumaFusion, che è una figata pazzesca, sempre da utilizzare sul vostro iPad Pro. Magari in uno dei prossimi video possiamo fare una comparazione tra Rush e LumaFusion. Sono simili, ma diversi. Ma torniamo a Rush. Rush è un software multipiattaforma che ti permette di iniziare un progetto sul PC o sul portatile, continuarlo sul tablet e riprenderlo sul PC in maniera molto semplice e funzionale. Gestisce appunto file fino a 4K anche sul tablet. L'interfaccia è molto avanzata per essere un software che gira su iPad Pro. La mia versione di iPad è quella dell'anno scorso. Con il nuovo iPad è ancora più fluido e scorrevole, ma devo dire che io non ho, con i file in HD, non ho trovato nessun problema. Ma come funziona? Direi che andiamo a vedere insieme come funziona soprattutto su tablet. Vi farò vedere le due versioni, sia su PC che su tablet, in modo che possiate capire come è stato pensato e strutturato Adobe Rush. Andiamo su tablet e vediamo. Bene, eccoci sul nostro tablet e vediamo come funziona Rush. Questa è la home dove troviamo i nostri progetti, questo è il video test di cui vi parlavo che ho creato sul PC e ho finito poi qua sul tablet. Vi faccio vedere come si crea un nuovo progetto dal tablet. Premiamo il più in basso, aggiungiamo i file che vogliamo, in questo caso aggiungerò due file. Rush prepara i media, prepara i file, non solo per essere importati, ma anche per essere condivisi sul cloud, in modo che ce li possiamo poi ritrovare sul PC. Torniamo alla home, il progetto apparirà esattamente qua, lo rinominiamo in modo che dopo possiamo verificare se effettivamente lo ritroviamo anche sul PC, lo chiamiamo test maiuscolo, e andiamo a riaprire il nostro file di prova, il nostro progetto esperimento. Vediamo un po', vi faccio vedere come funziona. Non vado in profondità in tutte le funzionalità, ma vi voglio far capire qual è il concetto e come funziona Rush. Andiamo a vedere le tab sulla destra. Allora, la prima cosa interessante è che, proprio perché è pensato per essere utilizzato per montare video per web, possiamo scegliere se il nostro video deve essere in orizzontale, in verticale oppure quadrato, e questa è già una gran figata perché è molto semplice da fare. Rush è multitraccia, quindi lavora fino a 4 tracce audio e video. Possiamo andare ad aprire o collassare, diciamo, le varie tracce con questo pulsantino in basso a sinistra. Possiamo vedere, espandere o contrarre l'audio delle tracce che abbiamo importato. Possiamo aggiungere, eliminare una traccia o possiamo aggiungere una traccia col più, selezionando ovviamente un file, in questo caso un video per esempio. Possiamo con le forbici andare a tagliare, a dividere il nostro
video là dove abbiamo la necessità di farlo. Possiamo allungare o diminuire la durata dei nostri video, dei nostri file, tenendo premuto e spostando col dito o con la penna il bordo del video stesso. Andiamo a vedere, lo stesso vale per la posizione. Se teniamo premuto possiamo, se teniamo premuto possiamo spostarlo dove vogliamo. Andiamo a vedere invece le tab in alto a destra, che sono quelle più interessanti. Qua la prima in alto, dove c'è la T, contiene tutti i nostri titoli. I titoli che abbiamo, questi sono i titoli che io ho comprato in Adobe Stock e me li ritrovo esattamente pari pari, precisi precisi, qua sul tablet. E questa è una gran figata, perché non devo fare niente, non devo importare niente, è già tutto qui. Posso modificarli in maniera molto semplice, posso qua addirittura acquistarne altre, quindi andare su Adobe Stock, posso andare su Edit e editare il titolo che ho appena inserito, posso davvero fare tutto quello che faccio sul PC. La seconda tab sono le transizioni. Nelle transizioni stesso discorso, vale esattamente lo stesso concetto. Qui trovo tre transizioni pre-installate da Adobe, ma posso ritrovarmi anche tutte le transizioni che ho acquistato o creato sul PC o anche sul tablet. La sincronizzazione è a doppia via, quindi quello che faccio sul tablet lo ritrovo sul PC, quello che faccio sul PC me lo ritrovo sul tablet. Color grading, ci sono i preset, anche questi sono quelli preinstallati da Adobe. Nei miei preset troverò i preset che io ho acquistato su su Adobe Stock o che ho creato, in questo caso nessuno. Posso andare però anche a fare un editing personale del video come preferisco. Posso creare un preset oppure semplicemente posso andare a modificare, come vedete, la vividezza, la saturazione, l'esposizione, il contrasto, le alte luci e le ombre in maniera davvero molto molto fluida. Gira molto veloce, tutto molto scorrevole. Questo è un grande pro. Di solito la difficoltà proprio di lavorare sui tablet è che è un po' più complicato, invece qua è davvero piacevole. Io questo l'ho fatto sul divano mentre guardavo la televisione, è stato divertente, mi sono divertito. Andiamo a vedere la prossima tab, riguarda l'audio, e con questa tab possiamo andare a interagire con il nostro audio in maniera leggermente più limitata da quello che possiamo fare per esempio su Premiere, però insomma è interessante poter andare a cambiare il volume della traccia o in caso di una voce, quindi possiamo dirgli che tipo di audio è, e questo già è uno strumento abbastanza avanzato. Posso inserire i miei filtri di riduzione del rumore, dell'eco, eccetera eccetera. Il prossimo tab è Transform. Qua possiamo, se selezioniamo un video, andare a fare proprio una trasformazione come facciamo sul PC, quindi possiamo dirgli di spostare il video a destra e a sinistra, in alto e in basso, e guardate questa figata qua, possiamo per esempio creare le bande sopra e sotto per far diventare il nostro video cinematografico in maniera super istantanea. Bello, eh? Mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Dove trovo tutti i file che ho importato nel mio progetto? Qua su, in alto a sinistra, trovo la mia tab con tutti i file che ho importato, proprio come sul desktop. Diciamo che abbiamo finito di lavorarlo e adesso voglio esportarlo. Posso fare share e posso decidere di esportarlo su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Behance, sul social di Adobe, oppure fare export direttamente sul tablet stesso. Qua posso scegliere la qualità, posso dirgli automatica oppure 720 utilizza lo stesso frame rate, 720 è a 30 fps, 1080p a 30 fps. Le opzioni di export non sono ampissime, non posso esportare e lavorare file in 4K, posso lavorare solamente file fino a 1080p, però insomma per il web va più che bene. Non lo esporto perché, anzi no, esportiamolo, voglio farvi vedere quanto ci mette. Diciamo che l'exporting è praticamente in tempo reale, cioè se il video dura un minuto ci metterà circa un minuto e mezzo più o meno, un minuto e venti, poco più della durata del video, però vedete che l'export
che il salvataggio è davvero molto veloce. Non vado fino in fondo perché penso che capiate, insomma, vi rendiate conto della velocità. Ok, torniamo alla home e adesso andiamo sul PC a vedere se effettivamente ci ritroviamo tutto quello che abbiamo fatto qua sul tablet. Ed eccoci sul laptop con il nostro Rush. Torno alla home per farvi vedere i due progetti test, quello di prova che abbiamo creato insieme sul tablet, che è già qua, e l'esperimento che ho creato io ieri sul divano, e che ho nel frattempo finito perché comunque è un video che mi serviva a finire. Vedete che abbiamo tutto quello che abbiamo inserito, modificato sul tablet, ce lo ritroviamo anche qua, a parte l'ultima parte che l'ho aggiunta io dopo che ho girato il video mentre c'ero. Voglio farvi vedere l'interfaccia. L'interfaccia, come vedete, è identica a quella del tablet. Quassù abbiamo i nostri titoli con Adobe Stock, se vogliamo acquistarne di altri, le nostre transizioni, il color grading con i preset oppure l'avanzato, la gestione dell'audio, se selezioniamo, e la parte di modifica del video, dove possiamo spostare a nostro piacimento l'inquadratura oppure creare le nostre fantastiche bande cinematografiche. In basso a sinistra abbiamo il multitraccia, attivabile o disattivabile con questo tastino, col primo tasto. Da qui possiamo comprimere ed espandere l'audio, eliminare una traccia, eliminare un componente del nostro progetto, aggiungere o duplicare un componente, oppure tagliare, tagliuzzare a nostro piacimento il nostro video esattamente nel punto dove ci serve. Quassù possiamo trovare tutti i nostri file, quelli che compongono l'intero progetto, e direi che questo, come vedete, è praticamente la stessa interfaccia che abbiamo visto fino adesso sull'iPad Pro. Direi che Adobe ha fatto un buon lavoro con questo Adobe Rush, molto funzionale. Finalmente Adobe ha inserito nella sua suite un software, uno strumento per montaggio video in mobilità davvero funzionale, che non sembra un giocattolo, ma che sembra un software professionale che ti permette di fare cose che faresti normalmente sul PC anche sul tuo iPad. E questa è una gran figata. Finalmente Adobe ce l'avete fatta, meglio tardi che mai. Mancano ancora delle cose, mancano ancora delle interazioni, manca ancora un po' di sviluppo, perché se lo paragoniamo al suo principale concorrente, che è LumaFusion, è sicuramente indietro, ma sono sicuro che Adobe tirerà fuori degli aggiornamenti interessanti nei prossimi mesi che andranno ad integrare le funzionalità di Rush in maniera importante. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete un tutorial approfondito sul Rush, me lo fate sapere qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, mettete un yeah, un mi piace. Se non vi è piaciuto, me lo fate sapere mettendo un non mi piace. E niente, ricordatevi che potete iscrivervi al canale e accendere la campanellina delle notifiche per non perdervi neanche un video e vedere la mia brutta faccia continuamente. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!